Negli ultimi decenni, anche in Svizzera, l'attenzione per l'ambiente e il paesaggio è molto cambiata. La costruzione della galleria per la nuova circonvallazione di Roveredo, iniziata nel 2008 e conclusa nel 2016, risponde a questa nuova sensibilità. La modernizzazione del paese, avviata dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha portato grande benessere al nostro paese. Nel giro di pochi anni sono state costruite le grandi dighe, un tessuto industriale di livello mondiale e infrastrutture di ogni genere, oltre, ovviamente, alla rete delle strade nazionali. Come altre località in tutta la Confederazione, il villaggio grigionese di Roveredo ha dovuto pagare un prezzo molto alto in cambio di questo progresso. Negli anni 60, il paese è infatti stato tagliato letteralmente in due per consentire la realizzazione della strada nazionale N13. Da allora, gli abitanti si spostano fra le diverse parti del paese utilizzando una serie di sotto- e soprapassaggi. L'idea di costruire una circonvallazione per Roveredo era nata già pochi anni dopo la costruzione dell'autostrada, quando emerse l'esigenza di proteggere l'abitato dai rumori e dall'inquinamento. Nonostante tutti fossero d'accordo su questo principio, sono però serviti quasi 20 anni per trovare un consenso sul tracciato. La soluzione definitiva è stata così approvata dal Consiglio federale soltanto nel 1998. Il progetto definitivo è stato poi approvato nel 2004, secondo una stima dei costi pari a 380 milioni di franchi. Il 31 maggio 2007 è stata quindi posata la prima pietra e a partire dal 2008 la filiale dell'Ufficio federale delle strade ha dato avvio ai lavori di costruzione. Le prime opere notevoli sono state completate negli anni 2009-2010. Anzitutto il ponte, lungo circa 100 metri, che scavalca il fiume Moesa in zona campagnola e immette prima del portale sud della galleria. Nello stesso periodo è stato costruito anche il ponte Provè, che scavalca il fiume con una lunghezza di 130 metri nei pressi del portale nord. Sempre a nord è stato realizzato il sottopasso Vera, nella zona del nuovo svincolo autostradale. Il ponte che attraversa la Calancasca è senz'altro il più importante di tutto il progetto. Lungo circa 100 metri, ha comportato un investimento da 14 milioni di franchi. Si tratta infatti di 3 ponti in 1, 2 con la piattabanda abbinata per i sedimi autostradali e 1 affiancato che immette nella bretella di uscita dello svincolo. Sul territorio del comune di Grono sono infine stati demoliti e ricostruiti 2 soprapassaggi per permettere l'allargamento del settore autostradale. L'Ufficio federale delle strade ha posto particolare attenzione anche agli aspetti ambientali. A margine dei lavori di costruzione della circonvallazione di Roveredo, sono infatti state completate alcune opere altrettanto importanti. Il progetto prevede inoltre una serie di compensazioni ecologiche, come la rinaturalizzazione del lago Lena in Pascol Grand, che restituisce al fiume Moesa il suo flusso naturale lungo la sponda destra. Sono inoltre state valorizzate alcune selve castanili nelle immediate vicinanze della nuova galleria. E in zona Retegna è stato avviato il rimboschimento dell'area lasciata libera dal vecchio tracciato della N13. 3, 2, 1, è aperto! Lo smantellamento del vecchio tracciato della A13 offrirà al comune di Roveredo una grande opportunità per valorizzare il proprio nucleo e rafforzare così il proprio ruolo di polo regionale. La conclusione dei lavori per la circonvallazione segnerà infatti l'inizio di una nuova vita per il paese di Roveredo, che ora potrà concentrarsi sulla ricucitura di ciò che era stato separato negli anni 60. Nei 3 anni successivi all'apertura della galleria, sarà infatti messo in atto il progetto di recupero e bonifica del vecchio tratto di strada nazionale, con la creazione di nuovi accessi alla strada cantonale e il recupero del centro di Roveredo.